Qua siamo in via Pietro Lombardo, abbiamo ripreso i controlli sugli abbandoni con la squadra composta dal nucleo di polizia municipale e gli operai di Roma Costruzione. Abbiamo appena scoperto qui in mezzo a questo cumulo uno scatolo pieno di carta, al cui interno sbadatamente chi lo ha abbandonato ha lasciato ancora una volta, come capita sempre, il proprio nominativo, in questo caso era una bolletta. Continuiamo con queste azioni per dimostrare a tutti coloro i quali ancora si ostinano ad abbandonare i rifiuti per strada. Come vedete qui purtroppo c'è di tutto, alcune cose già sono state eliminate. Vogliamo dimostrare loro che stavolta è finita, che non possiamo più tollerare che la nostra città venga sporcata in angoli come questo. Alcuni sono più nascosti, alcuni invece sono più aperti. Quindi si va avanti con i controlli, con le sanzioni e con le multe, perché questa partita la vinciamo noi. In pieno Viale Europa, Villetta Internicola, qui c'è un parco giochi per bambini. Siamo appena arrivati e come vedete ci sono soltanto due sacchi. Particolare però è un altro, è che proprio ieri, grazie al potenziamento che abbiamo in atto di pulizia di questi siti con Roma Costruzione, avevamo pulito. E stamattina, come vedete, già qualcuno ha pensato bene di venire a lasciare i due sacchetti. Adesso stiamo verificando, vedremo se riusciamo a identificarli, ma in ogni caso sappia chi fa ancora questi gesti in questa zona che c'è un controllo continuo e che sarà beccato. E anche qua abbiamo appena aperto il sacco, grazie agli operai di Roma Costruzione abbiamo individuato chi ha abbandonato, perché sbadatamente ha lasciato un quaderno del proprio figlio con nome e cognome e pure il numero di telefono, quindi sarà chiamato, individuato e multato. Qui siamo a Piano Santa Maria, siamo venuti a vedere la situazione di questo spazio che usualmente viene preso di mira da chi abbandona. Sono felice di poter vedere che qui, insieme all'assessore Donato, vediamo che è tutto pulito. Ed effettivamente proprio ieri sera la squadra che abbiamo incaricato di pulire, di fare il giro, di presidiare questi siti, aveva pulito. Quindi fino a questa mattina regge la pulizia, e quindi il messaggio che voglio lanciare a tutta la città è che si può vincere questa battaglia, noi facciamo la nostra parte, tutti gli altri devono fare la loro, e soprattutto chi ha questo vizio deve assolutamente toglierselo. Ancora in piano Santa Maria, qui siamo proprio vicino la chiesa, vicino la scuola, e guardate che cumulo che qualcuno è venuto a lasciare qui. Abbiamo appena visto che si tratta di, evidentemente, uno sbaracco di qualche casa, c'è di tutto. Abbiamo trovato anche qualche indizio, come per esempio targhe di auto e qualche nominativo, quindi anche qui avvieremo le indagini e sono certo che troveremo chi ha abbandonato questo cumulo di rifiuti, lo mutteremo e poi voglio parlare direttamente con loro, perché mi dovranno spiegare qual è il motivo per cui si credono così furbi da lasciare questo schifo qui davanti.